Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi vi racconterò una storia. Sapete perché oggi vi racconterò una storia? Perché oggi ho intenzione di parlarvi di un canale YouTube italiano che si chiama La Racconta Storie, ma quando arriverò alla fine di questo vlog capirete perché, oltre a parlarvi del canale La Racconta Storie, vi racconterò una storia. Cominciamo innanzitutto con il canale La Racconta Storie, il canale di Luana, link sul doobly-doo. Andate e iscrivetevi al suo canale se non siete già iscritti, perché merita tantissimo. Luana è una scrittrice che ha portato l'attività della scrittura a un gradino successivo grazie a YouTube. Ha realizzato dei progetti molto interessanti, uno dei quali è La Storia Viva. Trovate anche il link alla presentazione e alla prima parte del racconto La Storia Viva. La Storia Viva è un racconto collaborativo che viene realizzato con dei video YouTube. I canali che partecipano, ogni canale che partecipa racconta una parte del racconto, cioè con la propria fantasia, con le proprie decisioni, cioè succede questa cosa qui e poi continua. A questo punto prende in mano il racconto un altro canale YouTube e lo racconta secondo il suo stile, secondo come è intenzione che vada avanti, ed è una cosa veramente molto interessante, e sono veramente curioso di vedere come andrà a finire. Per ora sta andando, secondo me, benissimo, quindi link al progetto La Storia Viva. Ma non solo. Luana ha un vlog che è intitolato Diario di Bordo, e per una persona che ha il vlog Diario di Viaggio on the road, presentare un vlog che si chiama Diario di Bordo sicuramente è un onore. In generale, comunque, trovo che sia una bella cosa il fatto che ci siano persone che comunque fanno il loro proprio diario, fanno il proprio vlog in cui parlano un po' della loro vita, delle loro scoperte, delle loro novità, o su blog, su scritto, o materialmente su vlog, su video, su YouTube. Quindi trovate anche il link alla playlist Diario di Bordo, e vi segnalo un racconto breve di Luana, molto interessante, dedicato a Delly Mellow, che è intitolato Gli occhiali del cieco, sempre link sul doobly-doo. E infine l'ultima cosa che vi segnalo è sicuramente la cosa più importante di tutte, perché ve la segnalo sul doobly-doo, in un'annotazione, in un riquadro qui, e nella scheda lì in alto, perché indubbiamente vi segnalo il progetto collaborativo Racconto Collettivo Insonnia prima parte. E ve lo segnalo perché è un progetto a cui ho avuto il piacere di collaborare anche io. Sono la voce narrante di questo racconto, e veramente è stata una grandissima esperienza, un'esperienza molto positiva. La collaborazione con Luana è stata un'esperienza veramente bellissima, e mi auguro di ripetere quanto prima, non solo in generale una collaborazione magari con La Racconta Storie, ma proprio in generale poter fare una collaborazione con un altro canale YouTube, perché certamente è un'esperienza che aiuta a crescere tutti quanti, è un'esperienza formativa, è un'esperienza molto molto piacevole, è stata una cosa veramente molto molto bella, quindi io vi segnalo sul doobly-doo, sulla scheda, andate a vedere questo racconto collettivo Insonnia, andate a fare pollice in alto, andate a iscrivervi al canale della Racconta Storie, poi se possibile tornate e fate pollice in alto anche a questo vlog. Ebbene ragazzi, io ho concluso, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito e potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo che mi trovate tutte le domeniche mattine con Diario di Viaggio on the road, e mi trovate anche il giovedì pomeriggio con Vita da Tecnico.
E come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo vlog, per cui grazie a tutti, ciao e ci vediamo alla prossima!